Stiamo effettuando una escursione ad anello nella vallata del torrente Fondo Covarrino. Alle mie spalle potete vedere il borgo medievale di Forza d'Agro. Si vede anche il castello, i ruderi del castello nella parte alta del paese. Si vede anche la cresta che unisce Forza d'Agro a Monte Recavallo. Siamo ora proprio sotto Monte Recavallo. Dall'altro versante si vede la parte alta delle contrade che si trovano sopra Gallo d'Oro, in particolare Piano Margi e la contrada Sant'Anna. La coltivazione della vite e la produzione del vino nella Sicilia orientale, secondo alcuni, risalirebbe prima della colonizzazione greca, intorno all'età del bronzo. Ma furono i greci, a Naxos, a introdurre per la prima volta nell'VIII secolo a.C. nuove tecniche di coltivazione e nuovi vitigni. In epoca romana i vini prodotti nella Sicilia erano apprezzati ed esportati a Roma e in tutto il bacino del Mediterraneo. Durante la dominazione araba, a partire dall'827 d.C., vi fu un calo dell'attività di produzione di vino, che poi riprese però in epoca normanna e aragonese, fino a raggiungere il massimo della produttività, un boom di produttività vinicola nel 1700. Sicuramente poi da lì era sempre bella però no non poteva mancare dove nuovo sì che stavo girecchia è la cima della cresta e da qui saliamo sopra e qua c'è la strada e qua la strada che porta a seconda quindi da lì qua c'è un'altra casa vedi quindi penso che fino a lì si possa arrivare da quel lato vediamo da qua invece dove siamo noi questa arriva a Casolare la strada si ferma. Dentro i ruderi di questa struttura, costruita in blocchi di arenaria, troviamo un palmento antico, formato da due vasche, la vasca superiore il pigiatoio dove veniva pigiata l'uva e poi il tino di raccolta di forma circolare. Si vede anche il canaletto di scolo che è praticamente intagliato nella pietra. Si vedono anche tracce della struttura di cui è composto questo palmento che sono cocci, praticamente cocci, pietra e malta idraulica. Ci troviamo sul Serro Licitro, che è alto sul livello del mare 528 metri. Come potete vedere alle mie spalle troviamo Forza d'Agro che si trova sotto di noi, molto vicino in linea d'aria. Questa altura si trova molto vicino al mare, a un passo dal mare possiamo dire. E proprio guardando verso la costa troviamo Fondaco Parrino. E poi dietro Forza d'Agro possiamo ammirare tutta la costa ionica che va da Capoli a Sant'Alessio e anche i paesini interni come Savoca, Casalvecchio.
Ci troviamo sempre nella vallata del torrente Fondacoparrino, una contrada che si trova tra il territorio di Collodoro e di Pozza d'Agro. In questa contrada vi sono molti palmenti rupestri e abbiamo trovato anche questa specie di eremo di piccola cappellina rupestre, che c'è la parte scavata nella roccia e poi la parte in pietra, in muratura con rivestita di calce. Nel processo di vinificazione fin dall'antichità, dopo la vendemmia, si procedeva alla fase della vigiatura, che poteva avvenire in semplici contenitori in legno o in ceramica provvisti di versatoio o in palmenti rupestri, come quello che vediamo qui accanto, che potevano anche avere delle coperture temporanee o in palmenti in muratura come quelli moderni. I palmenti rupestri di solito presentano due vasche comunicanti tramite un foro. In questo caso abbiamo una sola vasca di pigiatura. In quella superiore l'uva veniva versata, pigiata, lasciata riposare, e in quella inferiore invece si lasciava defluire il mosto per la fermentazione. Per la spremitura dell'uva poteva essere utilizzata una pressa applicata nella vasca attraverso scanalature laterali. Questa vasca si presenta scavata nella roccia, c'ha un canale di scolo e certamente utilizzavano un tino mobile oppure dei recipienti da asporto. In quest'area pianeggiante, sempre nella vallata del torrente Fondacoparrino tra Collodoro e Pozza d'Agro, tra i numerosi palmenti rupestri vi è anche questo, che presenta due vasche, una superiore per la pigiatura e una inferiore per la raccolta del mosto. Vediamo che il bordo di queste due vasche è abbastanza basso. Questo può essere indice di antichità di questo palmento rupestre. Nella stessa area troviamo anche un casolare, troviamo anche un'aia, proprio qua vicinissimo. Riguardo la datazione dei palmenti rupestri, non può essere stabilita con precisione, perché non sono stati fatti studi scientifici particolarmente precisi, e inoltre perché il riuso nel tempo non consente spesso calcolarne una datazione, ma secondo alcuni risalirebbero all'epoca romana, secondo altri studiosi sarebbero dei palmenti bizantini, dunque risalenti all'epoca quando i monaci provenienti dall'Oriente, arrivati qui in Sicilia, hanno insegnato agli agricoltori, ai contadini locali, un sistema per scavare la roccia e costruire questi palmenti. L'area in cui si trovano concentrati in questi palmenti è questa valle, ma ne troviamo tantissimi, circa 30-40, anche nella valle dell'Alcantara, tra i territori di Francavilla e di Castiglione.